Io sono un germanofilo, ma l'inno nazionale andrebbe benissimo per me. Comunque. Io sono germanofilo, sono stato in viaggio dei nostri in Germania, quindi per me. Grazie per l'invito, anche perché è stata veramente una mattinata ricchetta, più che una tavola rotonda che un seminario. Se avessi avuto il tempo c'era l'opportunità per tanti di dire molte più cose di quelle che sono state dette, ma i rinvii e gli stimoli sono stati particolarmente preziosi. Veramente Rolando fa onore a questa città che, diciamo, numericamente potrebbe essere 10 condomini romani, ma non credo che 10 condomini romani siano capaci di esprimere la ricchezza che un piccolo comune come questo, come tanti altri piccoli comuni, possono esprimere. Io chiedevo l'inno nazionale perché forse anche l'inno europeo so che non va di moda, ma mi convinco sempre di più nell'analisi di qualsiasi tipo di problema che noi dobbiamo veramente alzare lo sguardo, e pensavo alle osservazioni, alle cose che mancano, a quelle che dovremmo fare, a quelle che stiamo immaginando, necessitano un respiro sempre più ampio, senza perdere questo particolare. Sul titolo del convegno, io credo che sia ovvio, l'unico rammarico, lo dico a Zambini, è che forse per troppi anni abbiamo lavorato sulle quantità più che sulle qualità. Io, come ti ho raccontato altre volte, ho fatto una piccola esperienza quando ero studente liceale e d'università in campagna, ho lavorato per 6 anni in un'azienda che faceva sperimentazione sui frumenti. Ecco, veniamo un po', parliamo fine anni 70, primi anni 80. I contadini intorno che venivano ad aiutarci per lavori più grossi ci guardavano con una sorta di compatimento, cioè dice questa gente che fa queste cosette qui, l'impollinazione, la selezione dei grani. Ecco, eppure in quella piccola attività di ricerca che era oggettivamente a livello universitario con tutto il patrimonio genetico di Strampelli, quindi non era una robetta da 4 soldi, dava lavoro a 6 persone e cercava cose strane come rendere commestibile e fruibile per il palato un sorto triticale, operazione fallita, ma era il segno di un qualche cosa che per andare avanti avrebbe avuto bisogno di un grande mercato, avrebbe avuto bisogno di grandi fondi di ricerca che purtroppo non c'erano. Quindi io credo che tutto questo che è stato detto stamattina, per esempio relativamente all'apicoltura, sia solo un inizio. Una legge del 2012 mi sembra anche abbastanza recente, anche abbastanza inapplicata, come giustamente ricordava la dottoressa, la richiamava, e diciamo aver trovato quei 58.000 euro in tempi, no? 2013-2014, in cui oggettivamente è difficile avere nuove risorse, è già qualche cosa. Ma ripeto, tutto questo segna anche i piccoli numeri, perché 58.000 euro intervento in questo settore sembra veramente poco, perché siamo sempre piccoli nelle dimensioni in quello che stiamo facendo. Quindi allarghiamo lo sguardo, abbiamo come dire, anche la capacità di fare qualche scelta. Ecco, lo dico perché abbiamo approvato prima dell'estate il piano di sviluppo rurale, sono 535 milioni in 7 anni, uno dei più grossi, penso che come cifra sia superiore addirittura all'Emilia Romagna. Ecco, però cominciamo ad orientarlo non avendo la pretesa di fare con queste cifre anche notevoli di fare tutto. Ecco, dovremmo avere un po' il coraggio di dire se l'Italia, data la sua enorme biodiversità, non da dentro professore, ma credo uno dei motivi per cui non censiamo la biodiversità è un po' come non censiamo il patrimonio artistico culturale italiano, perché è talmente immenso, talmente vario che forse non ce ne rendiamo neanche conto. L'eccesso di abbondanza, la Norvegia forse è un po' più facile poterlo fare perché ne hanno decisamente di meno. Ecco, io lo dico perché tutti voi che siete stati al tavolo, ma immagino anche fra il pubblico, ci aiutiamo a capire le scelte che dobbiamo fare, ma poi le dobbiamo farle nello spirito di quell'Unione Nazionale, di quell'Unione Europea che cerca veramente il bene comune. Io sentivo l'ultimo intervento, mi è venuta in testa l'immagine di quando a 7 anni con mamma uscivo, ero la prima periferia di Recanati, uscivamo con dei secchi, con delle borse, con dentro le bottiglie, e andavamo a prendere il latte nella prima stalla che ancora c'era, era la stalla di Villa Teresa, che addirittura sa che c'è ancora
Conservata la Vita, che ha dato appunto il nome al quartiere. Ecco, da ultimo direi come intervenire, se queste micro esperienze, questa qualità dà veramente lavoro, può essere il futuro. C'è un dato che non possiamo, dal quale non possiamo prescindere, non solo per mancanza di risorse pubbliche, ma perché alla fine veramente ci sia anche un dato di mercato. Cioè le robe che facciamo le dobbiamo non solo valorizzare a chiacchiere fra di noi, è una cosa molto bella, sì, ma se è molto bella, ma se si regge per anni e anni solo sul contributo pubblico sarà bella, ma non gliela facciamo. C'è bisogno di mercato, quindi le due cose si devono incontrare. E qui immaginavo come, proprio relativamente al discorso del miele, e chiudo con questo. Anche qui evoco l'immagine dell'infanzia, miele, api, tutte negative. Cioè mamma ce l'aveva il miele perché faceva bene, e sapore troppo forte, forse i bambini lo accettavano poco, ce lo imponeva ed era una disgrazia. Andavi in un prato, l'ape ti pungeva, o la vespa, per me uguale, era un'altra disgrazia. Quindi associavamo il miele alle api, le cose peggiori che ci potessero capitare, una disgrazia. Poi improvvisamente arriva l'ape maglia, in cui c'è il cartone animato, e diventa simpatica. E io credo che anche qui la trasformazione culturale faccia la differenza, quindi immaginare per i cibi che diciamo vedono una sorta di impoverimento culturale, cioè l'Italia non sta andando verso un arricchimento culturale. Se andiamo a vedere i comportamenti delle nuove generazioni, io ho 4 figli, ho fatto anche l'assessore alla famiglia, quindi siamo molto occupati di educazione, dico che è una grande fatica fargli mangiare una cotta d'erbe, come si dice, una macerata, è una cosa impressionante, però a casa nostra si fa la sempre e se la mangiano, oppure fai apprezzare un piatto, che ne so, di pesce azzurro fatto al forno fritto, insomma. Perché la cultura è imperante, in modo che le cose che dobbiamo mangiare sono soprattutto quelle. Ecco, quindi qui c'è un'azione che è sicuramente sanitaria, cioè cominciamo a scoprire cose che ci fanno bene. Le cose, se dicevo qualcosa relativamente alla abitudini alimentari dei soldati romani, no? Ecco, facciamo delle robe che ci aiutino a star meglio, quindi anche a prevenire e forse anche a guadagnare, perché la sanità ha anche un costo, no? Se ci nutriamo meglio, se facciamo, conduciamo una vita più sana, avremo meno bisogno di cure nel corso della lunga vita che ci attende, perché si è allungata per tutte nelle Marche più che in altre regioni d'Europa. Poi c'è un dato anche pubblicitario, anche scolastico, so che molte scuole lo fanno, e questo deve aiutarci a comprendere, ecco, in questo forse la famiglia andrebbe maggiormente sostenuta, maggiormente aiutata, ma iniziative come queste che il Comune di Montelupone porta avanti, io me la ricordo, la sala del gioco quando ero piccolino, particolarmente affollata, possono fare la differenza su tutto. In questo il mio sincero ringraziamento e la disponibilità alla collaborazione. Un'ultima nota, perché mi è venuta in mente mentre mi sentivo intervenire. Io faccio parte soltanto da un anno della terza commissione agricoltura e ho ascoltato tanti soggetti che sono venuti in audizione. Ecco, sarebbe bello che le audizioni avessero questo spirito. Purtroppo hanno quasi sempre lo spirito o troppo tecnico o troppo rivendicativo, cioè non c'è mai la distensione di un ragionamento che offre motivazioni più profonde. Ecco, mi auguro che voi, i vostri colleghi che interagiscono con la Regione Marche, abbiano questa opportunità anche di, come dire, proprio di istruire i rappresentanti politici su questi argomenti, ma con questo respiro di cui abbiamo ampiamente goduto in questa giornata, anche divertendoci, come il direttore del parco ha raccomandato e ha realizzato grazie alla sua puntuale moderazione. Sono già state tirate. Faccio un volo di fantasia. Io penso che le api che danzano, tra l'altro sono venuto a sapere che le api austriache danzano in maniera diversa da quelle italiane, penso che le api austriache siano un pochettino, consentitemi, più ordinate, ma non lo so, sono qua per imparare. Ecco, insomma, il paragone mi viene spontaneo che le api sono come le donne. E allora, ritornando a Strauss, vi faccio sentire, ma potete tranquillamente fuggire da questa aula, che non è né sorda né grigia, ma verde, ascoltate, è gravoso le api studiare.